Metto qua così mi muovo meglio. Beh, anzitutto vorrei dire che condivido totalmente quello che ha detto il collega Mauro, mi trovo assolutamente d'accordo, anche perché in parte questo progetto ricalca anche questo approccio, questa filosofia, e mi è piaciuta molto l'espressione un'architettura che non mostra i muscoli. Allora, io mi considero un architetto di campagna perché lavoro a San Bonifacio, che è tra Verona e Vicenza, e sono una persona semplice, che ama anche le cose semplici e ama molto vivere all'interno del proprio contesto, all'interno del proprio ambiente. Dicevo prima che questo progetto è un progetto che nasce dalla volontà di soprattutto di donne, perché è nato anzitutto dalla figura di una donna che è la presidente di una fondazione, la Fondazione Oasi di San Bonifacio, che si occupa di anziani. E quindi la scuola era, come dire, un patrimonio che lei aveva acquisito e che vedremo con grande sforzo e con grande intelligenza, grande lungimiranza, ha voluto, come dire, valorizzare all'interno proprio di quello che era il contesto totale delle attività che porta avanti appunto la fondazione. Vedete, sono stati anche dati altri riconoscimenti a questo progetto che abbiamo realizzato, però sicuramente non solamente per il fatto che sia il primo premio, questo mi riempie di grandissima gioia proprio per il valore che ha questo premio e il valore che ha per me personalmente, per tutto quello che ho fatto e sto facendo. Adesso velocemente vi spiegherò che cosa significa. Adesso andiamo avanti. Vedete, da sopra c'è una fotografia, una foto che abbiamo trovato in un archivio storico a San Bonifacio, che rappresenta l'edificio com'era intorno agli anni 20. E questo ci è stato utile per quale motivo? Perché anzitutto viene costruito inizialmente un asilo nido. Questo asilo nido viene costruito ex novo all'interno del centro storico, e successivamente quando io e qui presente ingegnere Priori andiamo a controllare lo stato dell'edificio precedente, che appunto vedete là sopra e vedete anche a destra, ci rendiamo conto che le condizioni di questo edificio sono assolutamente precarie, soprattutto dal punto di vista statico. È stata una grande lotta da parte mia, da parte della Presidente, a far comprendere anche al Consiglio di Amministrazione che era necessario demolire e ricostruire. Vi dico tutto questo prima del terremoto. Prima del terremoto, quindi non vi dico la reazione, ci sono state tre diverse perizie, sono state richieste tre diverse perizie che grazie a Dio hanno comunque dato ragione a noi. Anche dal punto di vista economico comunque conveniva demolire e ricostruire. E pure avanti adesso velocemente, vi faccio vedere quando abbiamo iniziato a demolire cosa abbiamo trovato. Penso che, ecco, pensate prima dell'evento sismico, che abbiamo sentito bene anche a San Bonifacio, perché in linea d'aria saremo un'ottantina di chilometri dalla zona, anche meno dalla zona sismica. Vai pure avanti velocemente, guardate, ecco, questa è la demolizione. Guardate solamente che cos'era la tessitura muraria, le condizioni anche della muratura, pure avanti velocemente. Ecco, qui iniziamo la costruzione. Ecco, io sono qui, però in realtà dietro tutto questo ci sono tantissime persone. C'è stato un lavoro, un gran lavoro di squadra. Ecco, prima vi ho detto di donne, soprattutto, allora, in particolare una è qui con me, che è l'architetto Rossana Forigo, perché si nominano spesso i componenti di uno studio di architettura, le imprese, eccetera, però ci si dimentica a volte anche degli uffici tecnici comunali. Ecco, questo architetto, l'architetto Forigo, è stata assolutamente fondamentale anche in alcune scelte, perché lei subito ha sottolineato l'importanza della memoria di questo manufatto. Pensate che è stato il primo asilo che è stato realizzato appunto a San Bonifacio, quindi generazioni e generazioni hanno frequentato esclusivamente questa scuola, e spesso per tanti bambini, vi parlo dell'inizio del secolo, era anche l'unico mezzo per poter mangiare, perché c'era una grande povertà. E questa affezione, questa memoria era particolarmente sentita quando si è cominciato a dire: ma forse viene demolito il Crosara? E la popolazione ha detto: ma come, non si può demolire? E devo dire che proprio la sensibilità di questo architetto mi ha subito sottolineato, indicato l'importanza di mantenere morfologicamente la forma del manufatto. Quindi abbiamo, come vi ho fatto vedere prima,
cercato all'interno degli archivi, ritrovato le immagini che aveva l'assetto che aveva precedentemente l'edificio, e su quello siamo partiti per una sorta di anche restituzione, quasi di restauro urbano. Ecco, il non mostrare, io non sono un architetto dei grandi gesti, non penso che sarei neanche capace di fare i grandi gesti architettonici. A me interessa che le persone siano felici, che stiano bene all'interno degli spazi. E naturalmente un altro elemento fondamentale per me è creare relazioni. Il fine della creazione di relazioni poi doveva andare anche, come dire, man mano stavo andando avanti, mi ha portato anche a pensare che dovesse cominciare a creare all'interno della comunità anche una coscienza ecologica. Ma da dove partire? Partire dall'educazione, da azioni educative. Allora, andiamo pure avanti. Questo vedete, ecco, ho avuto a fianco due imprese veramente fantastiche, l'impresa Bottoli di Mantova e la Wolfhaus. Ecco, anche i tempi, l'asilo nido costruito in 3 mesi e la scuola dell'infanzia in 4 mesi, perché era una fondazione, quindi un ente privato, non potevamo permetterci di avere la scuola chiusa se non durante l'estate, quindi immaginatevi. E poi anche l'evento stesso all'interno del nostro paese, questa costruzione che non si era mai vista, questa tecnologia ha fatto sorgere le più svariate opinioni e non vi dico quant'altro. Perché vedete, appunto, questa scuola che cresceva in maniera velocissima, la gente che veniva a vedere continuamente, trovavamo, perché andavamo avanti anche fino alle 10-11 di sera a costruire, e venivano di sera a controllare. Ecco. Poi un'altra cosa fondamentale, grazie appunto anche alla volontà della dottoressa Mastella, abbiamo incontrato lo studio Planex, e quindi lo studio Planex, che seguiva tutta la parte impiantistica, abbiamo qui l'ingegnere Olivieri, ci ha suggerito un qualche cosa di nuovo, ma di estremamente importante, la certificazione LEED, quindi già appunto in fase di progettazione. Eravamo partiti col voler arrivare alla certificazione al Gold, alla fine, quando sono state fatte tutti i calcoli, siamo riusciti ad essere stata la prima scuola dell'infanzia ad essere arrivata alla massima valutazione, al massimo livello di certificazione. Ecco, adesso magari, vedete all'interno, vai pure avanti Maria Vittoria, ecco, questa foto per me è molto importante. Allora vedete, in rosso è il centro polifunzionale del bambino, vedete, è un elemento, un sistema con una corte centrale. Poi in verde vedete centro di servizi Osvaldo Bortolo Mussolini, la casa di riposo, e poi vi ho segnato in azzurro scuola superiore Guarino Veronese. Allora, è nato un legame tra, in particolare, il liceo e questo centro polifunzionale del bambino. Cioè il fine è stato, abbiamo costruito questa bella scuola, ha queste caratteristiche dal punto di vista della sostenibilità, e adesso? Sì, è un esempio che è lì, e adesso cosa facciamo? Allora, è cominciato a nascere un insieme di attività e di laboratori proprio con il fine di far crescere una coscienza ecologica, dei valori ecologici, sia nei bambini ma anche nei ragazzi. Vai pure avanti, ecco, vedete qui velocemente, sforiamo il progetto, vedete, sono stati mantenuti proprio nella parte che si affaccia sul tessuto urbano, sono stati proprio mantenuti gli stessi prospetti. All'interno invece abbiamo cambiato completamente, dando la possibilità ad ogni sezione di affacciarsi direttamente sul giardino. Eppure andiamo pure avanti velocemente, queste sono, ecco, adesso lo vediamo, tutto il sistema con i pannelli fotovoltaici. Ecco, questo è il grande giardino. Abbiamo voluto che questa corte fosse assolutamente dedicata al verde dei bambini, non possono avere accesso ai mezzi, a alcun tipo di automezzo, se non eventualmente quelli di soccorso. Questo è l'asilo nido. Ecco, vedete questo grande spazio. E la volontà appunto è stata quella di creare benessere. Anche dal punto di vista di quella che è la distribuzione interna, ci siamo avvalsi di un filosofo, una pedagogista, le decorazioni sono state fatte da delle illustratrici per l'infanzia che lo fanno proprio di mestiere, per garantire la massima qualità. Gli spazi hanno una grande flessibilità, perché? Perché deve essere dato modo alle insegnanti e ai bambini stessi di poter utilizzare
tutti i diversi elementi spaziali in maniera molto variegata, appunto in maniera molto flessibile. E pure avanti vedete questo è all'interno, quindi anche la bellezza del legno. Qui vedete i bambini che sono in piena attività. Ecco, questi spazi di cui vi dicevo, no? Io ogni volta che vado al nido, a me piace perché sono le maestre, sono eccezionali, ogni volta che vado al nido trovo tutti gli arredi posizionati in maniera diversa. Questo a me dà una grande soddisfazione, perché vuol dire che stanno veramente usando lo spazio, lavorano bene, e questo me lo confermano anche le maestre. Ecco, questa è la grande piazza della... Questo è un altro interno. Vedete, comunque, assolutamente un'attenzione per la cura. Abbiamo fatto un grande studio anche per quanto riguarda i colori, anche assieme alle maestre, pensando anche alle sensazioni dei bambini. Eppure avanti, ecco qua, vedete, quello che vi dicevo prima. Allora, questo è diventato un esempio. Io porto, io ormai mi considero la guida turistica di questo centro, porto le ragazze e i ragazzi del liceo all'interno della struttura, spiego prima la struttura, quali sono tutte le caratteristiche tecniche, architettoniche, compositive, quindi la conoscono, ma poi gliela faccio vivere. Vai pure avanti, eccola qua, guardate che cosa succede. Quindi i bambini, no, dall'altra parte è meraviglioso vedere lavorare i ragazzi con i bimbi, e le relazioni che si creano e gli scambi che si creano, la crescita che si crea. Ecco, guardate, addirittura questi bambini a un certo punto vengono all'interno del nostro liceo. È stato fatto un progetto dove hanno partecipato anche questi bambini, che hanno valutato il nostro liceo, perché all'interno del liceo stiamo lavorando con una progettazione di autogenerazione. Quindi abbiamo pochissimi soldi e quegli spazi che non erano utilizzati o mal utilizzati sono stati oggetto di una riprogettazione ecosostenibile, che riguarda anche un design ecosostenibile da parte dei ragazzi, un progetto che dura da 2 anni, compresi anche gli spazi esterni. Quindi un'ulteriore valutazione di quello che avevamo fatto, di quella che era la realtà, è stata fatta dai bambini della scuola dell'infanzia, che hanno visto con occhi completamente diversi la nostra struttura e addirittura ci hanno suggerito anche alcuni elementi negativi o positivi che noi non eravamo stati in grado di vedere e che scaturivano dalla loro esperienza all'interno della nuova scuola. Ecco, anche qui vedete creare relazioni. Questo era un progetto che abbiamo fatto con la Fondazione Guggenheim di Venezia. Sempre qui siamo proprio nel giardino della scuola, gli anziani della casa di riposo, che dopo aver fatto un percorso sull'astrattismo e sull'espressionismo astratto, fanno un laboratorio assieme ai ragazzi. Ecco, torno un attimo indietro, questa foto mi è carissima, perché allora avevamo una parte di anziani che erano attivi, una parte che erano invece erano stati portati lì. C'era questa signora, sembrava proprio che non reagisse a nulla. Il vento ad un certo punto ha sollevato un lembo. Io per fortuna ero lì dietro con la macchina fotografica, lei con il bastone lo ha rimesso a posto, quindi era attenta, è chiaro. Allora, tutto questo non l'avrei potuto vivere se appunto i ragazzi non avessero creato poi questo laboratorio. Vi faccio velocemente vedere, ecco, guardate che cosa ha portato. Allora, alla realizzazione di prototipi, progettazione e realizzazione di prototipi solo con materiali di recupero e... Vai pure avanti, ecco, vedete? E che potrebbero appunto essere realizzati con materiali di recupero. Anche una certa attenzione anche alla... Okay. Ecco, l'ultimissima cosa, ringrazio, ho già detto, l'architetto Forigo, l'ingegner Priori, l'architetto Lucchini, Stefano Lucchini, che è stato un mio vicinissimo collaboratore in tutta quanta la progettazione, l'ingegnere Olivieri, però vorrei dedicare questo premio a una persona a me tanto cara, che è l'architetto Luigi Malgarise, che è mancato nemmeno un mese fa e che è stato un grandissimo architetto, ha lavorato tanto in Sardegna ed è stato il mio maestro. Grazie.